e ben ritrovati a Storie Italiane. La notizia del crollo del ponte di Albiano Magra, verificatosi ieri mattina, fortunatamente senza vittime, non è arrivata come sicuramente un fulmine a ciel sereno. Già nei mesi scorsi, infatti, la provincia di Massa ed altri amministratori avevano segnalato all'ANAS, l'ente competente, la situazione di pericolo in cui versava l'infrastruttura. Allora, vediamo questa ricostruzione del nostro Vittorio Introcaso. Vittorio, che si trova lì. Vittorio, anzi, apriamo subito il collegamento. Ciao Vittorio. Allora, vedete il ponte alle sue spalle, crollato. Eleonora, buongiorno. Apriamo questo servizio, vediamo quello che hai realizzato ieri e poi siamo subito da te. Come un pezzo di cartone è venuto giù alle 10:30 del mattino. Lì c'è ancora il furgone, si vede bene, uno dei due coinvolti nel disastro. E vederlo da questa distanza è davvero impressionante. Purtroppo un film già visto, un ponte di una statale che viene giù. Questa volta è successo in Toscana, tra le frazioni di Albiano e Caprignole, nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara. Alle 10:30 circa del mattino di ieri, un boato come un terremoto ed il ponte è crollato come pezzettini di domino. Due persone a bordo di furgoni lo stavano percorrendo proprio in quell'istante. Le loro condizioni cliniche in questo momento sarebbero buone. Un vero miracolo, perché di solito il tratto di strada crollato nel fiume Magra è sempre molto trafficato. L'emergenza sanitaria e l'isolamento hanno evitato probabilmente un disastro di proporzioni ben più gravi. La procura di Massa Carrara ha aperto un fascicolo per disastro colposo. Poteva essere evitato tutto questo? A novembre il sindaco di Aulla scriveva all'ANAS, responsabile della manutenzione di questa statale: una crepa nell'asfalto del ponte destava sospetti. Le risposte rassicuranti dell'ANAS. Già attenzionato e sorvegliato, personale ANAS non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità. Ora, da cosa sia dipeso effettivamente il crollo e chi andranno attribuite le responsabilità lo deciderà l'inchiesta della procura. Per adesso, invece, tante polemiche e ancora macerie da rimuovere. Allora, Vittorio, a te. Sì, Eleonora, buongiorno. L'avete visto nel servizio? Sì, ora l'inchiesta della procura, appunto come avete sentito nel servizio della procura di Massa Carrara, stabilirà effettivamente come sono andate le cose. Ci avviciniamo un po' con la telecamera e ve lo facciamo vedere, perché è impressionante. Purtroppo un film già visto, un'altra infrastruttura italiana che crolla come cartone, 300 metri di ponte. L'unica cosa che dobbiamo dire è che è una tragedia sfiorata, perché considerate, questa è una strada sempre molto trafficata. Qui siamo davvero, questa strada mette in comunicazione Liguria e Toscana. In questo momento noi, da dove stiamo trasmettendo, è Toscana, e dall'altra parte a pochi metri c'è la Liguria. Quindi dicevo, una strada sempre molto trafficata, perché qui c'è un tessuto artigianale molto molto importante, e di solito su questo ponte, mi dicevano le persone che abitano proprio qua, c'è sempre la fila. Per cui ieri, con l'emergenza sanitaria, c'erano soltanto due furgoni. Le persone che sono state ricoverate in ospedale ieri a bordo, i conducenti di questi furgoni, stanno abbastanza bene, verranno dimessi fra un paio di giorni. Uno dei due ha una frattura guaribile in diversi giorni, però le loro condizioni stanno bene. Allora, riguardiamo il ponte da vicino, chiedo all'operatore di avvicinarsi. Eleonora, un ponte a quattro campate lungo 300 metri, la prima costruzione degli inizi di secolo, intorno al 1907, poi è stato fatto brillare dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale nel 1945 e poi ricostruito nel 1948, e da allora è stato sempre monitorato. È venuto giù in pochissimi secondi. Allora, lo hai accennato anche tu prima, c'era una crepa che era stata segnalata all'ANAS, che ha in carico questa strada. Ora, noi non sappiamo effettivamente se questa crepa è stata in qualche modo responsabile del crollo del ponte, ma sta di fatto che al sindaco di Aulla, e ve lo presento, Roberto Valettini, avevano dato assicurazioni, rassicurazioni che il ponte poteva stare in piedi e non destava problematiche, vero sindaco? Sì, è assolutamente così. Buonasera. All'indomani del crollo del ponte Morandi, 14 agosto 2018, in data 16 agosto 2018, abbiamo subito fatto una richiesta all'ANAS che visionasse
e supervisionasse i ponti e i viadotti del nostro comune per tranquillizzarci. Ecco. In particolare abbiamo fatto poi un intervento e un secondo e un terzo su questo ponte perché ci venivano segnalate oscillazioni, ci venivano segnalate problematicità e quindi abbiamo chiesto all'ANAS intervento mirato. E cosa ha risposto l'ANAS? L'ANAS ha fatto due interventi. Ne ha scritto quattro volte, sì, vero? Ho scritto perché desideravo approfondimenti maggiori che non semplicemente i vetrini, che saranno sicuramente importanti, io faccio un altro mestiere, ma ad una successiva mia lettera mi è stato detto che il ponte, già attenzionato e sorvegliato dal personale ANAS, non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica. Sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali presso il viadotto stesso. Invece, dopo di questo io ho fatto un'altra lettera comunque e mi è stata mandata ad agosto la fotocopia di questa, come dire, la fotocopia, come dire, si rinvia alla nota. Cioè, signor, le hanno detto nell'altra lettera, guardi, le abbiamo già risposto su questo, no? Perfetto. Cioè, lei è stato esplicito, diretto. No, io non diciamo dico le cose come stanno. Cioè, lei ha risollecitato e loro hanno scritto, su questo abbiamo già discusso, questo le hanno detto. No, praticamente non richiami. Allora, Eleonora, allora, saranno. Sentiamo gli ospiti un attimo. Della magistratura a capire tutte le responsabilità. Sì, fra poco abbiamo.